tutti, sono Barbie Xanx e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni di Screen Week rigorosamente senza spoiler. Se siete indecisi su cosa andare a vedere al cinema, tranquilli, ci pensiamo negli Screen Week. E oggi vi parlerò di un film che sta conquistando il botteghino. E sto parlando del terzo capitolo della saga di The Conjuring. Qualcuno di voi l'ha visto? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di iniziare però non dimenticate di iscrivervi ai canali di Screen Week e soprattutto di cliccare sulla campanella qui sotto, così da non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Però se amate Screen Week, le sue rubriche, volete rimanere sempre aggiornati, però magari preferite il formato podcast, tranquilli, perché tutte le rubriche di Screen Week sono disponibili anche in formato podcast e ci trovate su Spotify. Come al solito trovate tutti i link e le informazioni qui sotto. Ma iniziamo subito a parlare di The Conjuring 3. Se non avete visto gli altri capitoli, tranquilli, perché ogni video della saga di The Conjuring è un capitolo autonomo, ha dei collegamenti, però potete vederli un po' come vi pare. Il terzo capitolo della saga di The Conjuring vede i coniugi Warren, due demonologi, dover affrontare una nuova avventura. Questa volta però non verranno coinvolte solamente delle presenze demoniache, verrà coinvolta anche la legge. Infatti saranno chiamati dalla famiglia Glazer per dover praticare un esorcismo su uno dei figli piccoli, l'undicenne David. L'esorcismo inizialmente sembra andare bene e tutto sembra essere risolto, ma ben presto si scoprirà che il demone si è trasferito da un corpo all'altro, possedendo uno dei ragazzi della famiglia, ovvero Arnie Johnson. Come andrà a finire? Lo scoprirete guardando il film, perché come al solito qui niente spoiler. Ma iniziamo a parlare nel dettaglio del terzo capitolo della saga di The Conjuring, senza troppe rivelazioni, tranquilli. Anche questo capitolo è tratto da una storia vera, esattamente come tutti gli altri capitoli dell'universo della saga di The Conjuring. Una vera avventura vissuta dai demonologi Ed e Lorraine Warren. Questa volta però si finirà per scrivere la storia, perché questa avventura paranormale finirà anche nei tribunali e qui si scriverà la storia recente degli Stati Uniti, quando verrà utilizzata la strategia difensiva della possessione demoniaca. Un processo che sconvolse gli Stati Uniti. È stato davvero il diavolo ad agire? Ma iniziamo a parlare un pochino nel dettaglio del film. Il film, secondo me, è esattamente nel livello degli altri due capitoli precedenti. Nonostante il cambio di regia, non si vedono troppe differenze. Il film riesce a costruire benissimo un'atmosfera, jumpscare al punto giusto e un apparato audio che riesce a creare un clima davvero spaventoso, capace non solo di coinvolgere lo spettatore, ma anche a volte di travolgerlo. L'utilizzo della fotografia qui, secondo me, è letteralmente impeccabile, riuscendo a creare un clima gotico contemporaneo. Il punto di forza anche questa volta sono i due attori protagonisti, così come i loro due personaggi, capaci di sembrare più reali e credibili dei veri Ed e Lorraine Warren. Questo capitolo si basa sulla suspense, ma soprattutto sulla bellezza estetica, che secondo me vi toglierà letteralmente il fiato. Vista la cura per quanto riguarda la fotografia nel creare un'atmosfera cupa, io vi consiglio di vedere questo capitolo al cinema, perché lì secondo me potrete gustare perfettamente il clima visivo così come l'audio. Quindi se non l'avete ancora fatto, io vi consiglio di andare a vedere The Conjuring 3 in sala. Ma c'è qualcuno tra voi che ha visto il terzo capitolo della saga di The Conjuring? Cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Prima di farlo però non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, se avete ancora voglia di sentirmi parlare di cima, mi trovate sul mio canale, ovvero Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!